La protesi peniena è un device che permette ad un uomo che soffre di disfunzione erettile non responsiva ai medicamenti per via orale, quindi agli inibitori della fosfodiesterasi 5, di funzionare, quindi che non rispondono a queste terapie. È un device che permette all'uomo di risolvere in modo brillante il problema della disfunzione erettile. Si impiantano con una tecnica chirurgica, che è una tecnica messa a punto negli Stati Uniti dal professor Perito, con una piccola incisione alla base del pene. Si inseriscono i due cilindri all'interno dei corpi cavernosi, si posiziona la pompa all'interno della borsa scrotale e un piccolo reservoir che contiene soluzione fisiologica viene posizionato nello spazio paravescicale, quindi verso vicino alla vescica, in uno spazio vuoto anatomicamente che si chiama spazio di Retzius. Riusciamo a effettuare questo impianto in appena 15 minuti. Siamo il primo centro di riferimento europeo per la tecnica messa a punto dal professor Perito, che ci riconosce ovviamente come riferimento europeo per questo tipo di approccio mini invasivo. Andiamo a vedere la protesi. La protesi è costituita da due cilindri. Questi due cilindri si riempiono di liquido, vanno all'interno dei corpi cavernosi, c'è una pompa, la pompa va nella borsa scrotale e poi un reservoir, cioè un piccolo pallone che contiene della soluzione fisiologica che va posizionato vicino alla vescica. Questo è il posizionamento. Toccando il paziente all'interno della propria borsa scrotale, quindi toccando lo scroto, pompa il liquido che dalla soluzione, dal reservoir, il liquido fisiologico, arriva dentro i cilindri. Con 5-6 pompate il pene va perfettamente in erezione. L'erezione è molto simile all'erezione naturale. Noi cerchiamo di effettuare una tecnica poco invasiva, cerchiamo di conservare il più possibile il tessuto cavernoso per non dare un discomfort al paziente, per dare la sensazione di avere un pene caldo, per avere delle piccole tumescenze anche senza azionare la protesi. Una volta che il paziente ha terminato di avere il suo rapporto sessuale, che può durare 20 minuti, un'ora, 3 ore, un giorno, va a fare una piccola compressione su questo pulsante che è posizionato qui vicino alla pompa e l'acqua automaticamente dai cilindri ritorna all'interno del reservoir. Alcuni pazienti per velocizzare questo rientro di liquido vanno a comprimere il pene e ottengono uno svuotamento più veloce del device che ritorna in una posizione di flaccidità e dà al paziente una diminuzione della tensione che si può verificare quando i cilindri invece sono tesi. Proprio per questo motivo noi sconsigliamo categoricamente, a meno che non ci siano dei casi che richiedano un impianto assolutamente, sconsigliamo la protesi malleabile. La protesi malleabile è una protesi rigida che mantiene il pene sempre in erezione. È una protesi che consigliamo a un paziente che ha una scarsa manualità, un paziente che è affetto da una patologia tipo Parkinson, con la quale non riesce a gestire la pompa. È una protesi che ha una alta possibilità di poter perforare il glande nel tempo. La cosa molto importante da spiegare al paziente è la dimensione del pene. La dimensione del pene con la protesi attiva, quindi quando i cilindri saranno gonfi, il paziente prima di effettuare un intervento può valutarla, può misurare quella che sarà la sua dimensione dopo l'intervento con la protesi attivata. È molto semplice, basta prendere il pene flaccido, prendere il glande con due dita e stirare più possibile il pene. Si va a misurare questa distanza, che sarà esattamente la distanza che rappresenterà la lunghezza del pene
del paziente operato portatore di protesi peniena in erezione.